Comunque giocherai, al tuo fianco ci vedrai. Ragazzi, ho ancora la maglietta della finale da ieri, me la sono messa adesso, Puzzo di cadavere, ma la voglio tenere per tutta la giornata. Tornerò stasera a casa, dormirò con la maglietta che ho usato ieri allo stadio, celebrativa, puzzando di cadavere, ma non me ne frega un cazzo. Un Inter che raggiunge il secondo obiettivo su quattro stagionali. Il primo obiettivo è normale, non nascondiamoci, è lo scudetto. Secondo, qualificarsi, anzi, secondo la Supercoppa. Terzo, Coppa Italia. Quarto, qualificarsi almeno agli ottavi di finale. Fino adesso abbiamo raggiunto tutto. E parliamo un attimo di ieri, ragazzi. Ieri il video è stato breve. Tutti mi dicono: ma perché fai video brevi? Ragazzi, quando si è allo stadio, bisogna, cioè, no, 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 che bisogna, proprio ti viene naturale. Viene proprio naturale. Pensare allo stadio e non al canale, veramente ho fatto quei video controvoglia. Quindi va bene così, va bene così. Voglio dire che sono tornato a casa, sono felice. Bello godurioso, bello positivo, bello. Diamo valore, ragazzi, a questa stagione. Comunque vadano le ultime due partite. Diamo valore a questa stagione per l'indebolimento che abbiamo subito, per lo sfaldamento soprattutto nei ruoli più importanti, la prima punta, il terzino destro, il tutto fascia destro per una squadra che lotta, che gioca principalmente sulle fasce, eccetera, eccetera. E alcuni giocatori già anzianotti, più anziani di un anno, quindi ragazzi sono felice soprattutto di averlo messo in culo a quelle persone che si sono coalizzate che tifano Milan. Cioè, è normale che tu puoi preferire che vinca il Milan, ma vedere gli juventini che mi vengono a commentare nei miei profili su canale YouTube quando perde l'Inter e quando vince il Milan. Commentare e tifare coloro che ti hanno aperto un bucio di culo a Manchester, alzandoti una coppa in faccia. E quindi ieri è stata una punizione divina. Ieri è stata una punizione, era giusto così. Se esiste, io non credo in Dio, ma se dovesse esistere un Dio, oppure chiamiamolo karma, ieri è stato giusto così. È stato giustissimo così. E a parte che ci sono abituati a perdere le finali. Punto 1. Parliamo un attimo dal punto di vista tattico. Intanto vi lascio il link qui sotto, stasera parleremo di tutto. Con Diego Ligorio su Non ho cugini, ritorna finalmente sul canale ufficiale Non ho cugini. Non ho cugini stesso. Parleremo della finale alle 22. Vi lascio il link. Attivate il promemoria. Saremo io, Diego Ligorio. Ospiti Marchino, se riesce, perché è abbastanza un po' stanco dopo la sbornia di goduria di ieri sera e anche il viaggio andata e ritorno. Roma, Roma, ragazzi. Roma ti dà tanto, ma ti chiede anche tantissimo. Ci sarà Gio Nerazzurro, ci saranno i loro soci, i suoi soci, Ale, Franz, a parlare di questa partita, di questa goduria. Chiederemo a loro quanto hanno goduto. E adesso parliamo un attimo tatticamente, tecnicamente della squadra. Andanovic, ragazzi, se avessimo avuto l'Andanovic di ieri sera, questo scudetto l'avremmo vinto a marzo, ok? Ieri un Andanovic stratosferico, veramente abbiamo rivisto l'Andanovic forse del 2014, del 2013, quell'Andanovic che subiva 90.000 tiri in porta e ne parava 90.000. E purtroppo l'età avanza per tutti, purtroppo ha avuto periodi di altissima flessione, non possiamo negarlo, ma ieri Samir, il capitano, è stato strepitoso, strepitoso, strepito, quella parata su Vlahovic, strepitosa. Il gol, ho pensato, cazzo, ha fatto una parata, poi ha fatto una cappella, invece è stato bravo Morata a deviarlo. Strepitoso, strepitoso ieri andano. La difesa, ragazzi. Ieri si è ritirato il difensore più forte italiano degli ultimi 15 anni di calcio, il più grande marcatore degli ultimi 20 anni, marcatore di calcio. Però Mira Skriniar, ragazzi. Che parlo di Chiellini, antipaticissimo, lo detesto, però ieri ha annunciato il ritiro e Skriniar, ragazzi, sta iniziando a fare quello che faceva Chiellini con più stile, con più classe e 10 anni prima. Quindi ragazzi, di che cosa voglio parlare? Ieri si è dato una mossa anche Prosciuttoni De Vrij, quindi ieri De Vrij ha giocato, ha capito che quando il gioco si fa duro, non che i duri iniziano a giocare, ma i molli devono diventare duri, cazzo, ok? Ma ieri hanno giocato bene tutti, D'Ambrosio, tutti, Barella che quest'anno, durante le partite, veramente. Volevo molto di più, veramente quest'anno l'ho insultato un po' troppo a Nicolò, uno che veramente sputa sangue. Non davanti alla telecamera, durante le partite a testa calda e cuore caldo. Ieri, ragazzi, un gol di Barella, la Dejan Stankovic, ma neanche Dejan Stankovic, perché Stankovic tirava più dritto.
Un gol non lo so. Non, paragonatemi voi qui sotto, che sono i commenti, a chi paragonare. Io quando l'ho visto dal vivo pensavo alla Stanguic, poi l'ho visto che era più a giro. Quindi cercate di. Alvaro Recoba? Eh? E paragonatemelo voi qui sotto il gol di Barella. Che cosa può essere? A chi può essere paragonato? C'è la Noglu spettacolare, infatti mi sono incazzato quando è stato tolto. E invece il mister ha avuto ragione pure adesso, mettendo Vidal. E ha avuto ragione, togliendo la Noglu, l'ha vinta poi la partita. E nonostante ci privassimo di un rigorista in vista dei rigori. E poi Brozovic, ragazzi. Brozovic è come questo, guardate. È come l'uovo di Pasqua Kinder. Puoi mettere alla fine a Pasqua, dici che vuoi tra Bauli, Slint, voglio Kinder, il top, il migliore, cioè Brozovic, non si discute, Brozovic, non si discute, Brozovic. E poi esterno, Perisic, ah, dopo faccio anche un altro video, Perisic sembrava Ryan Giggs, ragazzi, e chi dice, ma no, dopo ha parlato male, ha fatto bene. Ma uno che ti gioca così, è uno che ti gioca così, è normale che andrebbe rinnovato subito, perché è 2 anni che ti fa queste prestazioni con un modulo che è ormai affacciato al futuro, perché il futuro del calcio, ragazzi, che a me non piace, però è la difesa a tre, quindi gli esterni di tutta fascia sono fondamentali. E uno specializzato come Perisic non si trova. A destra, giusta la scelta di Darmian, giustissima, però diciamo che è stato molto diligente, gli ho visto fare partite migliori. Attacco, ragazzi, Lautaro Martinez. Sapete che io non ho tutta questa predilezione per Lautaro Martinez, però non è colpa sua. Lui ha bisogno. All'Inter manca proprio quel leader, quel numero 9 che trascini la squadra. E quando avremo quel numero 9, vedete che Lautaro Martinez farà un salto di qualità clamoroso, perché le qualità ce l'ha. Per il resto, plauso a Di Marco. Ma no, perché qualcuno mi può dire no, perché Ferruffiano sotto la curva. No. Di Marco, quando l'Inter aveva un po' paura, era un po' spaventata dal risultato, è colui che ha cercato più di tutti, insieme a Perisic, di cambiare la partita. Ha giocato con l'obiettivo di tirare in porta, creare occasioni, perché molte volte l'Inter, quando è in difficoltà, si scaricano la responsabilità del tiro, ok? Dell'azione che può andare in gol, e se la passano orizzontale, azione aperta, poi crossa, crossa, crossa. Mentre Di Marco, ragazzi, io lo dico, ve lo dico da almeno 2-3 mesi, Di Marco io lo proverei mezzala, in cursore mezzala, ragazzi, perché in difesa lascia un po' fisicamente. Esterno lascia un po' tutta fascia, magari non ha tutta quella corsa, ma forse ce l'ha. E anche perché non puoi togliere Perisic, ma mezzala Di Marco, veramente un regista offensivo, un regista avanzato, un regista spettacolare. Ha un piede sinistro, ragazzi, che non ha nulla da invidiare a un regista di una grande squadra. Quindi magari lo proverei in mezzala, che è quel ruolo più simile tra braccetto ibrido tra mezzala sinistra, tra braccetto, terzo di difesa ed esterno tutta fascia. Spettacolare Di Marco. Ieri ha fatto di tutto, ha deciso di vincere la partita e ha fatto di tutto per portare l'Inter, ovviamente ai suoi limiti, Federico, però ha dimostrato con le palle di non subire la pressione, di non subire gli eventi, perché veramente l'Inter ha giocato benissimo, ha avuto una reazione brutale dopo il 2-1, però non tiravano in porta. Porca puttana, non tiravano in porta. Quindi invece Di Marco, proprio obiettivo, perché la porta sta di là, aggrediamo la porta. Grande Fede, ma bravi tutti, Vidal, tutti, ragazzi, mi scorderò qualcuno. Non mi interessa. Per il resto è stata una serata di sport, di tifo, una lezione di tifo. E non mi dite, no, ma la Juve sono spariti 10.000 biglietti, perché ci stavano i tifosi della Juve, cantavano, stavano organizzati. E non è bello quello che ha fatto Agnelli a loro, è una porcata, una schifezza, e quindi massima solidarietà. Però non nascondiamoci, no, ma perché ieri la Curva Nord è stata superiore. Dall'organizzazione, tutti in blu, creando un bel effetto ottico, dalla coreografia fatta in trasferta in uno stadio che non è il tuo, di cartoncini e non di teloni, ragazzi, poi il tifo, poi ringrazio anche chi è venuto, magari viene meno allo stadio, però grazie al canale YouTube della Curva Nord, al quale vi invito ad iscrivervi, hanno imparato i cori, quindi ieri è stato proprio un'apoteosi. Poi c'è stato quell'1-2 della Juventus, ragazzi, che
ci ha stroncato per un attimo le gambe, però siamo risaliti tutti insieme come gruppo, e è stato qualcosa di spettacolare. Lunga vita a Mister Simone Inzaghi, ragazzi, lunga vita a Mister Simone Inzaghi. Squadra più debole dell'anno scorso e ad oggi più o meno 10 punti, 10 punti in meno dell'anno scorso. Però sei arrivato agli ottavi, però hai giocato le Supercoppe, hai avuto un calendario del cazzo asimmetrico che ti ha messo Juve, Milan, Napoli, Atalanta, Real Madrid, Bayern Monaco, resto del mondo, Barcellona, eccetera, eccetera. Quindi ricordiamoci pure del calendariaccio porcata asimmetrica. Video un po' lunghetto, ragazzi, ma avevo tanto da dire, tanto da parlare. Quindi, ragazzi, per me l'avventura di Simone Inzaghi deve e può continuare. Poi magari diventiamo il club più grande del mondo. Dice, ah, Inzaghi, mi dispiace, abbiamo Zidane che mi ha richiesto Isco, Ronaldo, Van Basten, Pelé. Magari. Però promosso a pieni voti. Questo il mister, molte volte ragazzi, gli errori li fanno tutti. Cioè, non capisco perché gli altri possono fare gli errori, però, perché Allegri ieri ha fatto una cosa clamorosa: ha tolto il difensore centrale, ha messo un attaccante in più e ha avuto ragione. Poi si è cagato sotto: ha messo Arthur, rinunciando a un giocatore offensivo. E l'avesse fatto Inzaghi, l'avrebbero macellato. Invece, Allegri, mister 9 milioni. Quindi occhio, lunga vita a mister Simone Inzaghi. Uno, perché il nostro mister e va sostenuto. Due, perché ha preso in mano una squadra visibilmente indebolita. È vero che viene pagato 4 milioni l'anno, tutto quello che volete, ma aveva un confronto contro forse il miglior allenatore d'Italia, Conte, che aveva una rosa superiore a quella di quest'anno. Ok? Non vedete che oggi, quest'anno, grazie anche al mister, giochiamo meglio. La rosa, come star power, il roster era migliore. Quindi aveva molto da perdere, rischiava di bruciarsi come Gasperini, rischiava di bruciarsi come Mazzarri, eccetera, eccetera. Quindi occhio, lunga vita a mister Simone Inzaghi, lunga vita a noi interisti. Sono stato lunghissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi lascio il link qui sotto. Stasera sono con Cugini, con Marchino, stasera con Ale, con Franz, ospiti di Diego e del sottoscritto. Viva l'Inter, iscrivetevi anche a questo di canale.